Grazie Presidente. Allora, questo è un intervento molto importante, però voglio fare un passaggio perché quest'Aula pochi mesi fa ha fatto un consiglio straordinario dove si è impegnata tutta affinché questi fondi venissero spesi e dessero una risposta al problema del Parco della Madonnetta. Per cui questo taglio è estremamente pesante, non solo per quello che poteva rappresentare per il parco stesso, ma per quello che comunque ci siamo impegnati a fare. Molti di voi, lei stessa oggi è seduta sullo scranno più alto, ma nella scorsa consigliatura ha votato l'ordine del giorno che stanziava questi fondi. Molti di voi qui erano presenti e oggi questo taglio grida vendetta, lasciatemelo dire. Assessore Scozzese, noi abbiamo stanziato in variazione di bilancio milioni di euro per i municipi nello stesso periodo e i municipi sono riusciti a spenderli tutti con il 96% dell'impegno di spesa e oggi questa amministrazione straccia 200.000 euro per fare un perimetro intorno a un parco dove i bambini rischiano la vita. Io credo che veramente quest'ordine del giorno valga veramente poco nonostante l'abbiamo presentato, perché di fatto sposterà probabilmente i fondi nella prossima manovra di bilancio e verranno forse impegnati nel prossimo anno. Ecco, allora le cose sono due qua: o il Dipartimento ve l'ha fatta sotto il naso, oppure voi in modo cosciente avete deciso che questi fondi non erano importanti. E qui mi riferisco a tutti quelli che si sono fatti la passeggiatina al Parco della Madonnetta. Il sindaco Gualtieri è andato, ha passeggiato e ha visto quello che c'era e ha detto risolveremo il problema, però poi oggi ci presenta un bilancio o una variazione di bilancio dove all'interno noi andiamo a stracciare una delle opere più importanti, ma di semplice realizzazione, 200.000 euro per fare un perimetro di contenimento intorno agli edifici del Parco della Madonnetta. Guardate, nessuno si tira indietro di fronte alle responsabilità che ci sono state, però oggi veramente questo stralcio nella variazione di bilancio grida vendetta. Voglio dire, quello che avreste dovuto fare era, come maggioranza, fermarvi un attimo, imporvi in qualche modo e fare in modo che questa cosa non avvenisse. Oggi è avvenuta, ne siete responsabili, governate Roma, prendetevi questa responsabilità e portatevela a casa. Grazie.